Dal 14 al 16 dicembre anche Napoli sarà in corsa al fianco di Telethon per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche, un impegno che dal 1990 la Fondazione porta avanti in tutta Italia, finanziando con il contributo della società civile oltre 2.000 progetti destinati a trovare una cura anche per le patologie più rare. La maratona di solidarietà, organizzata con il contributo del Comune, si svolgerà in Piazza Dante e per 3 giorni sarà accompagnata da un programma di iniziative sul tema della tradizione napoletana. La ricerca sulle malattie rare è penalizzata ancora di più in questo momento di grande macelleria sociale perché interessa poche persone. Telethon deve trovare assolutamente casa e abitare bene nella nostra città, quindi 3 giorni dedicati e speriamo che si metta in moto il grande cuore di Napoli. Telethon ha avuto un grande successo di nuovo internazionale, riuscendo a curare con la terapia genica i bambini affetti dall'ADA-SCID, una gravissima malattia, un'immunodeficienza di origine genetica. Questo è solo l'inizio di un percorso che vede adesso un'altra ventina di studi molto vicini al paziente che stiamo perseguendo con l'aiuto e l'eccellenza dei nostri ricercatori. Anche artisti e personaggi del mondo dello spettacolo parteciperanno all'evento per incoraggiare la raccolta fondi destinata alla ricerca biomedica e garantire a tutti terapie di successo. Ognuno deve fare la sua parte in un momento storico un po' difficile e in cui forse la parte umana e sensibile della nazione è più importante di tante altre cose, quindi aiutiamo la ricerca e siamo più presenti nel paese a livello del tessuto civico. La manifestazione coincide quest'anno con la Notte Bianca del Centro Storico prevista per sabato 15 dicembre.